5 cose che hanno nettamente migliorato i miei allenamenti. Vediamoli in questo video. Ciao da Coach Gabri, bentornato sul mio canale. Se non mi conosci, sono il coach che ha rivoluzionato e trasformato la vita e l'aspetto fisico e non solo di decine e centinaia delle mie allieve con il metodo del 20%, quindi sono anni ormai che raggiungiamo io con il mio team grandissimi risultati sulle allieve che seguiamo personalmente con quello che abbiamo studiato e strutturato, il metodo appunto del 20%, che va a portarti a grandissimi risultati senza stravolgere la tua vita e senza rinunciare a gusto e eventi sociali, ma eventualmente ne parleremo più avanti in questo video. Nel caso specifico ti voglio parlare di 5 azioni che da quando ho cominciato a mettere in atto hanno veramente migliorato le mie performance in allenamento e di conseguenza anche il mio aspetto fisico, perché migliori performance in allenamento si traducono in migliori risultati. Innanzitutto partiamo da quello che faccio prima dell'allenamento. Una cosa molto importante è arrivare all'allenamento carichi di energie. E tu ti potrai chiedere, soprattutto se mi segui da tempo, come fai Gabri, tu che ti alleni al mattino presto a digiuno? Beh, come sai io seguo un programma di digiuno intermittente da ormai più di 7 anni e la mia routine appunto prevede un digiuno di 16 ore che va a terminare generalmente all'ora del pranzo, quindi la mattina quando mi alleno sono a digiuno. Beh, è studiato e ormai provato che quello che conta non è tanto l'energia che tu vai a dare al tuo corpo appena prima del workout, sebbene possa aiutare sotto altri aspetti, ma quello che fai nell'arco delle 24 ore, dei giorni precedenti e meglio ancora della settimana, perché il tuo corpo comunque va ad accumulare riserve di energia e quindi quello che io vado a fare è assicurarmi di avere tutte le energie necessarie di raggiungere le calorie del mio mantenimento o comunque quelle del mio obiettivo e arrivare poi al mattino dopo con ancora una bella carica di energie. Questo vuol dire ovviamente curare quella che è la parte alimentare. Non lo faccio da solo, chiaramente ho Maria Elena che è la nutrizionista del team, che chiaramente mi ha aiutato a stilare il piano migliore per me, non tanto a livello di calorie ma anche seguendo quello che è il mio percorso. Quindi io seguo un percorso di digiuno intermittente, mi alleno tot, parecchio anche, e nel senso molti giorni alla settimana, faccio un lavoro che richiede molto movimento, quindi ho bisogno di mangiare, e quindi nei giorni precedenti, nel giorno precedente, arrivando anche alla sera facendo un bel carico di energia, sono pronto al mattino dopo andare a 1000 in allenamento. Quindi prima cosa, assolutamente cura durante la tua settimana il tuo introito calorico, anche se stai seguendo un percorso di ipocalorica e vuoi perdere peso, quindi non pensare semplicemente a fare la fame. Se ti stai allenando hai bisogno di energie, più energie vogliono dire migliori prestazioni in allenamento e quindi migliori risultati anche per te. Seconda cosa che veramente mi ha svoltato le mie performance in allenamento è quello che faccio ancora prima. Appena arrivato vado a fare un lavoro sulla preattivazione dei muscoli target che andrò a colpire in quell'allenamento. Quindi cosa vado a fare? Dopo un primo riscaldamento generico di 5 minuti totale, se sono in palestra magari faccio un po' di vogatore, se no vado a farmi una corsetta o a casa uso la corda o dei jumping jack, insomma un riscaldamento generico, poi vado a fare un lavoro appunto di riscaldamento specifico e preattivazione, vado a lavorare a livello di mobilità sulle articolazioni che saranno maggiormente richiamate, ok, durante l'allenamento, e anche a richiamare sangue nei muscoli che andrò poi a sforzare. Quindi faccio un esempio, devo andare a fare delle sessioni per lo squat, per esempio per le gambe, allora andrò a fare, prima di lavorare con i pesi, un lavoro di mobilità, di apertura delle anche, di delle tre articolazioni principalmente coinvolte, quindi caviglie, ginocchia e anche, e poi vado a richiamare sangue nei glutei, nei quadricipiti in particolare, per esempio facendo degli squat a corpo libero, degli squat pulsati, delle tenute al muro, quindi diciamo tante ripetizioni senza peso, anche ripetizioni in range di movimenti parziali, per esempio squat con i talloni rialzati, piedi vicini fra loro,
10-15 ripetizioni almeno che hai a corpo libero per andare a richiamare sangue nei quadricipiti, oppure mi metto a terra, vado a fare un lavoro di pulso, di slanci posteriori oppure laterali per attivare un po' i glutei, oppure prendo un elastico, faccio le mie camminate laterali con l'elastico. Ecco, questo richiamerà tutto sangue ai muscoli interessati. Non solo, questo lavoro di preattivazione chiaramente richiederà 3-4 minuti extra, però sono tutti minuti investiti per la qualità del tuo allenamento. Arriverai al primo esercizio, alla prima serie, carica per dare il massimo e ottenere il massimo dei risultati. Avrai anche già ricreato una corretta connessione mente-muscolo che ti porterà appunto a un miglior allenamento. In più ho portato il mio focus non tanto sul peso sollevato, ma su quello che è il range di movimento, quindi cerco di creare e lavorare su un range di movimento più ampio possibile, e questo andrà a aumentare chiaramente i benefici dell'allenamento. Quindi piuttosto che pensare a livello di orgoglio a caricare tanto il peso con cui lavoro e rinunciare di conseguenza magari a qualche angolo, qualche range di movimento appunto dell'esercizio, preferisco stare un filo più leggero e lavorare magari con dei tempi di tensione, sotto tensione più lunghi, un range più completo e chiaramente curare al massimo la tecnica, perché a parità di carico chiaramente una tecnica migliore andrà a creare risultati migliori. Quindi prima di pensare a un carico progressivo, molto meglio lavorare sulla tecnica e il range di movimento. E questo, diciamo, preattivazione, tecnica e full ROM, chiamiamolo così, è sicuramente il secondo aspetto che ha migliorato nettamente il mio allenamento. Arriviamo poi alla fase di allenamento vera e propria. Quello che faccio è mettere il telefono in modalità aereo o spegnerlo, comunque non disturbare. Quello che voglio dirti è: elimina tutte le fonti di distrazioni dal tuo allenamento. Quello che vuoi è ottimizzare i tempi del tuo allenamento, quindi magari non hai tempo di stare un'ora e mezza in palestra, oppure se ti alleni a casa dedicare più di un'ora all'allenamento, quindi hai bisogno di zippare i tempi fra virgolette e creare il massimo dei risultati con il minimo del tempo a parità di sforzo, diciamo così. E il nostro amico cellulare, se tra messaggi, tra notifiche dei social, mi metto un attimo lì, ho un minuto di recupero, mi metto al cellulare, quel minuto di recupero diventano due, diventano tre, e il tempo si dilata, magari non riesci a finire la programmazione, oppure ci metti più del dovuto e quindi dici: cavolo, però dovevo metterci 45 minuti, ci ho messo più di un'ora. Beh, ecco, questo, oltre a farti perdere un sacco di tempo, ti toglie nettamente il focus da quello che stai facendo. Tu vuoi essere concentrato al massimo sulla tua programmazione, su quello che deve essere il tuo esercizio, sulla serie successiva, su fare il circuito fatto bene, e se invece cominci a pensare alla notifica del lavoro, a quello che devi fare dopo, alla notifica del social di quello che ti ha commentato, che ti ha scritto in privato, ti arriva la chiamata di una persona che ti vuole anche solo salutare o parlare delle sue cose, però voglio dire, tu in quel momento ti stai allenando, quel momento è sacro. Togli elementi di disturbo che ti fanno perdere tempo e ti fanno perdere focus e concentrazione da quello che stai facendo. Ammetto di dover migliorare anch'io in questa cosa. È una cosa che ho implementato, un'azione che ho implementato, e quando riesco a portarlo a termine veramente mi aiuta tantissimo nell'allenamento. Ogni tanto, devo dire, faccio mea culpa, cado ancora nella tentazione di guardare, perché comunque lavoro molto con la parte di telefono e social, quindi magari salta fuori la notifica, mi metto lì a guardare e perdo tempo. Effettivamente è una cosa da non fare. Può aspettare quella mezz'oretta, quei 45 minuti in più? Sì. Quindi mi raccomando, dai la massima priorità a quello che stai facendo in quel momento. Quarta cosa che mi ha aiutato tantissimo è quello che avviene poi dopo l'allenamento, quindi il recupero, processo di recupero e di riposo insieme. Recupero, vado a richiamare quello che ti ho detto prima nel fare il carico di energie, quindi post workout, bello carico che mi aiuti a ripristinare le energie, a dare i nutrienti ai muscoli che hanno lavorato, perché dopo l'allenamento è il momento migliore per caricare di calorie e di nutrienti il nostro corpo, perché nell'antagonismo fra tessuto muscolare e tessuto adiposo, quindi il grasso, è il muscolo che ha più fame in quel momento, e quindi sarà il muscolo a prendersi tutti i nutrienti e tutte le calorie. Quindi a livello di partizionamento calorico e dei nutrienti,
il momento migliore per andare ad assumere un pasto bello ricco è il post-workout. In più il riposo, quindi assicurati di avere quello che a me ha aiutato è una routine serale. Non vuol dire per forza la routine che adesso si mettono in giro di ogni del nostro influencer che ci dice fai questo, fai quest'altro per forza perché è la cosa migliore. Trova qualcosa che vada bene per te. Io ti porto il mio esempio. Quello che mi aiuta è innanzitutto anche qui eliminare il cellulare almeno un'oretta prima di quando voglio dormire, ok? Quindi faccio il mio pasto, anche il mio pre-run, poi mi stacco dal telefono e quello che faccio in quell'oretta di solito è leggere, mi aiuta tantissimo a creare una transizione tra quello che è il momento, diciamo, di attività o di adrenalina che hai avuto fino all'ultimo con il telefono in mano o se ti alleni tardi la sera all'allenamento, un momento di transizione fino ad arrivare al sonno, perché chiaramente se sei stata lì fino all'ultimo secondo a rispondere in chat, poi ti provi a mettere sdraiato, non riuscirai a dormire molto probabilmente. Quindi questo periodo di transizione mi aiuta tantissimo, fatto dalla lettura, e qualche minuto prima di dormire vado a fare i miei respiri, di solito faccio una respirazione diaframmatica, quindi più a livello addominale che di petto, cerco di rilassare, abbassare i battiti, rilassare un po' il mio livello di guardia, diciamo così, rilassarmi sempre di più e mentalmente rivivo quelli che sono i miei obiettivi per il giorno dopo. Questo mi aiuta chiaramente a essere molto più rilassato e già settato a essere produttivo poi per il giorno dopo. Quindi mi aiuta tantissimo poi a dormire. Di conseguenza, andando a dormire in questo modo, sempre più o meno alla stessa ora, il mio corpo si abituerà a svegliarsi sempre alla stessa ora e avrò garantito le ore di sonno e di riposo utili al mio corpo e di conseguenza la mattina dopo sarò bello fresco e carico per il mio allenamento. Ultima cosa molto molto importante è la programmazione di quello che è il tuo allenamento. Chiaramente io sono una persona che vive di sport, fa questo lavoro da ormai più di 10 anni e quindi ho sempre programmato bene o male l'allenamento, molto però in termini di progressioni sulla carta, quindi io so che voglio far raggiungere o raggiungere in primis, in prima persona, un determinato risultato, so che devo fare questo, devo fare questo, devo fare quell'altro e lo voglio mettere giù sulla carta. Poi in realtà dei fatti quello che ho implementato veramente in termini di programmazione è questo metodo del 20%, ok? Ovvero prendendo un po' spunto da quello che è il principio di Pareto, che veramente l'80% dei risultati anche in termini di aspetto fisico e di performance è dato dal 20% di quello che facciamo. Ci sono tante cose che facciamo magari per creare un volume spazzatura praticamente che ci serve a poco se non a farci perdere tempo. Ci sono tanti esercizi che non servono molto, quindi se non a farci dire sì ho sudato e quindi percepire di aver dato tanto. Un esempio, immagine di fare 10 volte la rampa di scale camminando piano piano oppure fare una volta la rampa di scala correndo, ok? Chiaramente arriviamo alla fine della rampa di scala fatta di corsa che abbiamo il fiatone, sentiamo le gambe bruciare eccetera, invece 10 rampe di scale fatte camminando potremmo farne altre e non avere fastidi. In realtà cosa succede in termini di efficacia del movimento non è tanto come percepisco di aver lavorato, ma come ho lavorato effettivamente. Quindi arriverò meno sudato, meno col fiatone, però avrò fatto molto di più camminando, per esempio. Questo è un esempio molto semplice, però lampante, di far capire la differenza tra quello che è lo sforzo percepito e quello che è lo sforzo effettivamente raggiunto. Poi ho dato due estremi solo per farti rendere l'idea chiara, però in realtà c'è una via di mezzo molto ottimale, ok, per raggiungere i risultati. Quello che voglio dire è che una sessione di allenamento deve essere ottimizzata, quindi se abbiamo poco tempo a disposizione o comunque non possiamo permetterci di perdere troppo tempo, non possiamo allenarci troppe volte a settimana, allora è importante che quella sessione di allenamento sia al massimo efficace, quindi selezione degli esercizi corretta, tecnica corretta degli esercizi, quante ripetizioni fare per esempio in base al carico che abbiamo, come lavorare sul profilo di resistenza, come andare a abbinare determinati movimenti per lavorare di più in contrazione, di più in allungamento, creare lo stimolo migliore per tonificare i muscoli delle aree target.
Beh, c'è dietro tutto un lavoro di studio e la cosa bella è che non dovrai farlo tu, ma è quello che faccio io personalmente nei miei percorsi di coaching, affiancati chiaramente a tutto quello che fa il team, quindi il lavoro di assistenza, il lavoro di video lezioni, il lavoro di programmazione nutrizionale fatta ad hoc dalla nutrizionista del team, che chiaramente adatta tutto al tuo stile di vita, ai tuoi gusti, al fatto che non dobbiamo rinunciare agli eventi sociali, a pensare che tutto debba essere perfetto perché questo ci porterà solo maggior stress. Ecco, una programmazione ad hoc a 360 gradi che faccia arrivare al momento dell'allenamento a dire: ok, devo fare questo, so che questa è la versione ottimale di quello che posso fare per raggiungere il mio obiettivo e il mio compito è solo quello di farlo. Beh, c'è dietro chiaramente tutto uno studio, tutto un lavoro, a te toccherà semplicemente metterlo in pratica. Bene, questo metodo ha dato grandissimi risultati negli anni e negli ultimi periodi abbiamo veramente strutturato quello che è il percorso delle Amazzoni, che zippa e racchiude tutto questo in un percorso ad hoc, e ho creato un video più approfondito in cui te ne parlo, una pagina di presentazione in cui puoi scoprire di cosa si tratta, ti lascio il link qua sotto e hai ancora la possibilità, sfruttando questo link, di fare una tua candidatura e richiedere una consulenza gratuita con la nostra consulente dedicata. Si chiama Clarissa, si prenderà cura di te, del tuo obiettivo e capirà se questo percorso può fare veramente a caso tuo e se tu puoi fare al caso nostro per il percorso delle Amazzoni. Chiaramente è un percorso a numero chiuso, come puoi immaginare, per la qualità del servizio che ci sta dietro e l'attenzione del percorso di coaching, quindi i due obiettivi devono matchare alla grande. Puoi sfruttare tutto questo in una consulenza gratuita dedicata chiaramente a te. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per attivare le notifiche, metti in pratica questi 5 consigli, migliorerai i tuoi allenamenti, migliorerai le prestazioni e di conseguenza i risultati fisici. Apprezzo sempre la tua compagnia anche in questo video. Ti consiglio, seguimi su Instagram perché sono molto attivo e ti darò molti, molti consigli utili al tuo viaggio di trasformazione. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, da Coach Gabriel.